L'Arezzo Calcio femminile è stato ripescato in Serie B. Siamo al telefono con la presidente Chiara Davanti. Insomma, una bella notizia, una bella soddisfazione. Una bellissima notizia, ci speravamo e fortunatamente poche società hanno chiesto il ripescaggio. Noi soprattutto per il settore giovanile e per gli anni che abbiamo alle spalle siamo stati ripescati. E per tutto il lavoro mediatico che è stato fatto l'anno scorso, che è stato molto importante per aumentare il punteggio. Una sfida dunque ancora più suggestiva, perché comunque si alza il livello. Sì, si alza il livello, ma nei nostri piani c'era comunque quello di alzare il livello tecnico delle ragazze, perciò sia che facevamo la Serie C sia ora o la Serie B, comunque noi avevamo scelto Manuela Tesse come allenatrice e le avevamo chiesto di far parte del progetto in entrambi i casi. La fortuna ha voluto che poi c'è la Serie B, perciò sarà nostra al 100%. E lei seguirà anche tutto il settore giovanile, coordinerà tutto il settore giovanile. Credo che questo sia stato il vero passo avanti che ha fatto la nostra società. Io credo che dobbiamo lavorare sugli istruttori e provare a dare il meglio. E io ho un buon team di istruttori, se poi dopo hanno una persona con questo curriculum alle spalle, anche per loro sarà un fattore di crescita importante. Io credo molto in loro, perciò è un regalo che è stato concesso alle mie ragazze e ai nostri allenatori. E poi c'è questo rapporto, no, con l'Arezzo Calcio maschile, ci sarà anche la presentazione congiunta, no, in Piazza Sant'Agostino. La nostra, chiamiamola amicizia, che comunque è stata stretta da un contratto, va avanti, è un rapporto di collaborazione. Io credo che sia giusto che le due società che rappresentano la città si uniscano sempre di più e collaborino insieme e portino i valori dello sport ad Arezzo in tutta Italia.